Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi secondo tutorial in collaborazione con Cobiz. Il primo tutorial, per chi se lo fosse perso, ve lo linko qui nella i di informazione. Era appunto un tutorial in tessitura per realizzare un alberello di Natale. Per questo tutorial ho pensato invece di realizzare qualcosina di assemblato, quindi ho realizzato questa collana che ho chiamato appunto Lady. Davvero molto semplice da realizzare, un progettino alla portata di tutti, anche per i principianti. Mi sono divertita a realizzare questa collanina che vi posso assicurare che al collo rende davvero tanto. Ovviamente vi lascio anche l'immagine della collana indossata. Buon tutorial! Con i materiali presi da Cobiz ho realizzato anche queste altre cosine che voglio mostrarvi, sempre assemblate ma davvero molto carine. Questo è un paio di orecchini con le gocce con il cristallo austriaco. Ho aggiunto una monachella francesina, un anellino e questo elemento sempre in acciaio preso sempre dal sito di Cobiz. Ho realizzato quest'altro modellino di orecchini. Quest'altro che è davvero molto carino con le perle di acqua di fiume, con la stellina come perno. Ho realizzato questo braccialettino con questo elemento geometrico, con due bicono Swarovski ai lati, ovviamente sempre materiale in acciaio. E poi quest'altro ultimo braccialettino alternando pietre di radice di rubino a perle di fiume e sempre catena e chiodini in acciaio. Questi sono gli altri esperimenti fatti sempre appunto con il materiale di Cobiz, oltre alla collana Lady che vi ho mostrato prima. Adesso vi lascio al tutorial. Il materiale per realizzare la collana Lady è il seguente. Innanzitutto i castoni. Questi castoni sono adatti per le gocce da 14x10 mm. Sono dei castoni in acciaio e vi lascio il link in descrizione. Ovviamente le gocce, io sto utilizzando questi qui in vetro, misura 14x10 mm e le utilizzate appunto nella colorazione Amethyst. Ma voi potete anche sbizzarrirvi con i colori e realizzare una collana multicolor. Poi vi occorrono i cipollottini in due diverse dimensioni. Sto utilizzando cipollottini da 8x6, che sono questi qui viola, questi scuri, e ve ne occorrono appunto 4. E poi la seconda misura, che è questa qui, che è da 6x4 mm e sono in colorazione lavanda, e ve ne occorrono esattamente. Poi le catene ve ne occorrono di due dimensioni differenti. Vi occorre una catena roll-on, questa è sempre in acciaio ed è misura 3,5 mm. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Vi occorre anche un moschettone, questo è sempre in acciaio, e poi la catena, questa qui in basso, è una catena che misura 1,5 mm, una catena molto sottile e per creare appunto questa decorazione. Inoltre vi occorrono anche gli anellini. Gli anellini li ho scelti in due dimensioni differenti. Questi qui sono da 3 mm e questi sono degli anellini da 2 mm. Quindi vi occorrono appunto due diverse dimensioni di anellini. E poi vi occorre anche un segmento di filo, questo qui è da 1 mm in colorazione sempre oro e ve ne occorrono esattamente 19 cm che poi è l'anima della collana. Vi lascio alle immagini del tutorial. Ciao!
Ed ecco qui la collana Lady terminata. Lasciatemi un like e un commento se vi va. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!